Ciao amici di Volume Bright, siamo qui con Maria Vittoria Rosso. Volevamo chiederti, farti alcune domande sui laboratori che si sono svolti oggi. In particolare tu hai tenuto insieme a una tua collega il laboratorio sulla tristezza di approfondimento. C'è stato uno scambio tra adolescenti e adulti in cui sono emersi diversi fattori. Una domanda sarebbe, è emerso qualche argomento in comune con il vostro lavoro che emerge spesso, o se avete trovato anche dei nuovi spunti interessanti magari da approfondire proprio attraverso il vostro lavoro da ora in poi? Ma allora, diciamo che la grande onnipresente famiglia emerge tantissimo ad aria ed è venuta fuori anche tanto oggi nel laboratorio, nel senso che sia come causa sia come risoluzione, nel senso che spesso i ragazzi captano le difficoltà in famiglia e le sentono su di loro e quindi fanno anche fatica a gestirle, e questo spesso causa tristezza, e sia come risoluzione, nel senso che comunque gli adulti della famiglia, tra tutti gli adulti possibili, sono comunque quelli a cui i ragazzi si rivolgono di più, no? Se devono appunto chiedere aiuto. E, un aspetto che è emerso tantissimo sia nell'incontro con la classe del Passoni sia oggi riguarda nello specifico, per quanto riguarda anche la famiglia, la tristezza che deriva dalla sensazione di aver deluso i genitori rispetto a una prestazione scolastica o insomma rispetto anche agli obiettivi riguardo al futuro, no? C'è tanta paura rispetto a che cosa fare del proprio futuro e un po' il senso di fallimento personale li intristisce e un po' proprio davvero la sensazione di aver deluso il mondo degli adulti, no? Di non essere stati in grado di rispondere alle loro aspettative. E questo è un tema che è emerso molto, molto in questi incontri e che insomma sicuramente ci dà l'occasione di fare una riflessione su questo anche ad aria. Ad aria, come affrontate di solito questa tematica con i ragazzi quando emerge? Quindi la tristezza. Ma dunque, ovviamente tanti ragazzi che arrivano ad aria portano come emozione la tristezza. E, una cosa che è emersa oggi molto importante è che i ragazzi hanno spesso la sensazione che gli adulti di riferimento cerchino in qualche modo di cacciare la tristezza, di nasconderla, magari consolandoli o distraendoli, no? Cercando di farla passare in qualche modo, no? E questo probabilmente deriva anche da una sensazione di responsabilità che gli adulti hanno nei confronti dei ragazzi, per cui sentono di dover far qualcosa, no? Con questa emozione e risolverla. E invece secondo me è molto interessante la voce dei ragazzi, no? Che oggi hanno detto non è sempre, noi non abbiamo sempre bisogno che questa emozione sia appunto eliminata, ma abbiamo bisogno di qualcuno che stia con noi dentro questa emozione, no? Perché a volte stare in un momento di tristezza ci aiuta, no? A riflettere su noi stessi, a capirci meglio, a capire meglio le situazioni che viviamo, e quindi è importante anche imparare a stare, no? In questa emozione, avere degli adulti di riferimento che non si spaventino troppo e che stiano con loro dentro questa emozione. Quindi quello che noi possiamo fare come psicologi ad aria sicuramente è accoglierla questa emozione, ascoltarla soprattutto, e poi in un secondo momento sicuramente cercare di gestirla, cercare magari anche le cause, le soluzioni, però credo che sia anche molto importante riuscire ad accoglierla, ad ascoltarla. Grazie mille, da Volume Bright è tutto. Ok. Ben ritrovati amici di Volume Bright, siamo qui in via San Marino 10 al convegno organizzato dal Centro d'Ascolto Aria intitolato L'adolescenza interroga gli adulti. Abbiamo preso due dei partecipanti al workshop dedicato alla tristezza e adesso faremo alcune domande. Il suo nome? Andrea Bellini. Il tuo nome? Francesca Varivano. L'età? 45. Quanti anni hai? 14. La professione? Sociologo. Che scuola frequenti? Liceo artistico Aldo Passoni. Ok, allora in questa sala si è parlato di tristezza, ma anche di condivisione di pensieri ed emozioni. Qual è stata la tua sensazione nel dover esprimere le tue opinioni personali con gente più grande di te? Io non ho trovato problemi perché comunque penso che gli adulti possano capirci, anche se hanno comunque un'età diversa da noi. Va bene. D'altro canto, secondo lei, qual è la sua percezione di tristezza? E provi a metterla anche a confronto con quella dei giovani di oggi. Ma a prescindere dai giovani di oggi, io penso che proprio siano due dimensioni diverse, perché viviamo due età diverse. Sanamente, quello di cui mi sono accorto oggi è che i ragazzi, anche in maniera differente, provano delle forme di tristezza che sono altre rispetto a quelle che noi come adulti
diciamo, proviamo. Questo mi consola, perché invece il fatto di non essere tutti sullo stesso piano e quindi di vedere il fatto che l'età avanza e quindi le esperienze, il meccanismo cambia anche poi il risultato delle nostre tristezze, del nostro quotidiano. Va bene, vi ringrazio per la vostra disponibilità e per ora da Volunwright è tutto.